Mi è due passaggi. Non ti fidi di nessun essere vivente, sì. Come cosa è bruttissima, non è bellissima. Sì. E su questa cosa io ti chiedo, non da giornalista, non da, ma da fan. Da fan aversano. Aversano, quindi a pochi chilometri. Come la risolviamo, Robè? Cioè, come no, non puoi morire così. Cioè, non puoi morire così. No, sì, e sai cosa? Razionalmente puoi provare a realizzare un cambiamento e a risolvere, ma poi dentro è quello che senti. Cioè, non, secondo me ci sono dei momenti in cui quello che hai vissuto ti porta a non fidarti mai completamente. C'è sempre un pezzo di cui non ti fidi. Succede a tutti coloro che hanno subito dei traumi, eh? Succede sempre, no? In genere non ci si fida del corpo. Infatti a me succede una cosa pazzesca, che quando mi tuffo, io ho sempre nuotato, adesso provo disagio in acqua. E quindi quando ho chiesto a esperti mi hanno detto, succede anche a chi fa incidenti, non ti fidi più delle tue gambe, delle tue braccia, del tuo corpo. Oppure quando si torna da un fronte, no? E a me succede uguale, in acqua sto a disagio, mentre prima era il mio habitat naturale, ho fatto persino pallanuoto per anni. Non lo so come risolvimmi, ma ci proverò. Dove ti vedi tra 20 anni? Vivo, è già abbastanza. Grazie.